L'italiano in generale ha questi punti di debolezza, ha un grosso debito pubblico, deve fare tanti rinnovi, l'anno venturo saranno 300, quest'anno sono 360 miliardi, i tassi sono cresciuti, la Banca Centrale Europea non comprerà più il nostro debito e il patto di stabilità ormai è diventato qualitativo, quindi diciamo che l'Italia deve darsi un attimino una regolata perché effettivamente la situazione complessiva non è delle migliori. È vero che c'è una parte di Italia, quella la parte diciamo medio-piccola, medio-grande industriale, che sta andando benissimo perché ha aumentato le esportazioni, ha un tasso di produttività superiore a quello della Francia e a quello della Germania, quindi quello è il nostro vero punto di forza, che però bisogna che il governo rinforzi quelle posizioni, rinforzi la classe media, non tagli sempre tutto alla classe media, deve agevolarla perché più classe media abbiamo e più sviluppo abbiamo. Senta, ma lei parlava dell'invecchiamento come un elemento che può incidere negativamente anche su queste prospettive, è possibile? Sì. Diciamo che l'invecchiamento dà problemi e dà molte opportunità. Se noi riusciamo, noi abbiamo per esempio un rapporto di pensione di persone che hanno più di 65 anni che lavorano, che è basso rispetto ad altri paesi, e soprattutto noi non utilizziamo i comuni, le province, le regioni, non utilizzano questo grande serbatoio, questo 30% di ultra 65 anni che magari muoiono di solitudine perché non vengono chiamati, non gli si dà un ruolo. Se li chiami per fare volontariato è una miniera d'oro per il paese. Chiaro. Quindi quei costi che il paese non può pagare perché non ha le risorse finanziarie, ha un grosso debito, se comincia a modificare i patti, gli accordi e comincia a fare lavorare questa gente non gli costa ma gli dà, è veramente una miniera, quindi il paese ha in sé le risorse per stare bene, e bisogna che però le usi. Se continuiamo a fare come abbiamo fatto adesso, che diamo tanto a coloro che non lavorano, i poveri da 2 milioni e 100 diventano 5 milioni e 6, se gli diamo di più diventano 6 milioni, il paese non va da nessuna parte, con quasi 15 milioni di abitanti che non arrivano tra la seconda e la terza settimana, stando ai dati dell'Istat, ma non è così, e noi, quindi i problemi veri sono cercare di rivalutare le risorse che il paese ha.